Invece il rapporto di Lautaro nell'Inter, cioè questo rinnovo cambia totalmente il futuro dell'Inter? Cioè, a quanto rinnova? A certe cifre va magari a scombussolare degli equilibri interni? Se si protrae troppo questo rinnovo, cioè, tu Ale, vedi un problema o non è ancora un problema, lo può diventare o non sarà mai un problema? No, io vedo una situazione simile a quella di Dybala alla Juve, nel senso che non vedo chi possa dare a Lautaro i 12 milioni che chiede, se sono 12 milioni. È giusto che prenda, che sia il giocatore più pagato del campionato? Sì. È giusto che se Thuram prende 6, 7, è giusto che lui prenda 10? Sì. Ho paura che le ultime dichiarazioni di Lautaro non sono state molto a favore della società Inter. Mi è sembrato molto più propenso a aprire a tante cose. Non vedo dove Lautaro possa veramente essere, diciamo, oggetto di mercato. Non vedo una squadra europea dove Lautaro possa essere il primo obiettivo, se non Atletico Madrid e Paris Manchester United. Paris Poi dopo. Germain, Non Osimhen. Anche se è vero. Beh, no, gli davo per fatto Osimhen, non lo so, però... Ma anche questo passaggio di società, questo capire anche questa nuova società, cosa vuol fare? Cioè, se è un fondo che vuole mantenere un certo tipo di equilibrio o vuole usare comunque l'Inter per ottenere dei risultati anche economici? Ma allora, guarda, io penso che ci sia un problema tra Inter e Lautaro. Perché se prima di Natale parli di essere a un passo dal rinnovo e poi siamo qua a maggio e ancora non hai rinnovato, vuol dire che c'è un problema. Si saranno parlati. Ma è da dicembre che se ne parla. Volte, ma è da dicembre. Se non arrivano alla quadra, vuol dire che un problema c'è. Quindi se Lautaro Martinez quest'estate non si presenta in ritiro con il rinnovo già firmato, l'Inter avrà un ma problema. Anche perché è la dimensione giusta. Cioè, secondo me si è creata la dimensione giusta, ma no, di perfetta Lautaro, per nel lui. Senso l'Inter può competere a vincere la Champions, sì, Lautaro può essere leader di questa Inter, sì. Ma può essere anche non un segnale da parte... Non vedo perché il tirare la corda se è veramente quei 2 milioni che sono soldi, non è che ci stiamo... Però rischi di andare a metterti in discussione in un'altra piazza dove comunque Lautaro, che è il giocatore più forte del nostro campionato, ripeto, vive di comunque momenti non continui, vive di... Anche quest'anno ha avuto 2 mesi di buco. E quindi l'Inter è pronto, è la squadra ideale per lui, anche per sopperire a questi suoi momenti. No, quello che dicevi te è giusto. Allora, il suo rinnovo può essere un segnale importante da parte della società. Da un lato, se gli rinnovo, faccio capire che voglio investire, che voglio dare continuità al progetto. Se non rinnovo, la piazza potrebbe percepire questo non rinnovo come una debolezza della nuova società. Però dal canto suo anche questo cambio di proprietà potrebbe dargli la finestra per uscire. Come dire, io avevo comunque parlato con la proprietà precedente, avevo fatto una promessa, sì, magari la proprietà... Adesso sono cambiati i piani, sono cambiate anche le mie idee. Però per come funzionano quindi le cose... Quindi è un momento di... Per come funzionano le cose, sai che ci potrebbe essere un passaggio di società. Se tu rinnovi prima... come società vecchia, tra virgolette, il problema, cioè, lo chiudi prima. Cioè, poi sai che la società passa e non hai problemi. Però vuol dire che c'è una... Probabilmente la società non poteva chiudere prima, visto quello che è successo. Non poteva quello che è successo per un indice di liquidità, eccetera, eccetera. Era prevedibile, secondo me, passaggio così veloce. Ma visto quello che è successo, queste sono le cose che hanno prolungato. Quindi tu dici che è solo una questione... No, per l'Inter deve sperare che sia, però sulla possibilità di il gruppo Zhang di rinnovare, secondo me ha rallentato per quello, perché c'erano delle difficoltà sul... Sì. Beh, questo passerà tanto e sarà... Io penso che, abbiamo detto, si finisce questa stagione con un incognito. Se c'è l'Inter, dice, sembra una macchina perfetta, forse l'unica incognita vera è questa, che può andare a scombussolare qualche piano se da qua, io sono d'accordo con Ricky, da qua... Al ritiro non c'è questo rinnovo, perché poi la stagione comincia, ci sarà una Coppa America anche per Lautaro, dove metti che in Coppa America fa 6-7 gol, trascina anche l'Argentina, il suo valore aumenta ancora di più e non sarà facile andare a gestire tutto questo.